doveroso dedicare questa mostra a Luca Castellano, cercando di mettere in evidenza le sue molteplici attività: animatore culturale, riviste, critico, pittore, estremamente interessante, che ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, grafico, gran maestro di patafisica, scienza delle soluzioni immaginate. Abbiamo cercato di mettere in evidenza le sue molteplici attività, anche come grafico. Quasi sicuramente lui ha progettato il tetto del Politeama, ma non ne siamo sicuri perché non c'è una documentazione, perché lui non era architetto e non poteva firmare, ma sicuramente l'ha progettato. E per cui abbiamo cercato di mettere in evidenza, come anche questo di Totem che lui ha fatto, dove ci dovrebbe essere una lettura esoterica, perché lui era scopritore di linguaggi diversi. Mi auguro di aver, io e mia figlia Simona, un panorama delle molteplici attività, con la speranza che questa possa essere un prosieguo di una mostra dedicata a Luca e anche di un libro, perché penso che Napoli, la città di Napoli, deve dare, deve molto a questo personaggio. Sarà un intervento dell'architetto Lista e dell'artista Pisano. Questa mostra, sebbene molto sintetica, è largamente rappresentativa delle attività molteplici, delle ricerche varie che Luca nel corso della sua esistenza ha sviluppato. Mi veniva in mente una frase di Deleuze, questo nuovo filosofo francese, discorrendo con gli amici, una frase molto significativa, anche questa una locuzione sintetica, che è la seguente: vivere è lasciar tracce. Castellano, Luigi Castellano, ovvero Luca, ha lasciato molte tracce, non solo tracce pittoriche, grafiche, architettoniche, politiche, ma in ognuno di noi, che l'abbiamo conosciuto, abbiamo collaborato, siamo stati nella sua scia, possiamo dire, per un certo periodo, ha lasciato delle tracce durevoli, tant'è che stiamo qua a parlarne, e anche con un certo, una certa commozione, perché Castellano, il ricorso alla memoria di Castellano smuove dentro di noi delle corde intime. Le tracce sono molteplici, alcune poco conosciute. Nicola ne ha accennato a qualcuno, per esempio, architetto non era, era un architetto peraltro incompleto, fu cacciato dalla facoltà d'architettura perché si permise di afferrare per la barba l'urbanista importante del tempo, che era un fascista, un fascistone, scoperto poi in camicia nera, celata di sotto del loro ermellino in una foto degli studi urbanistici da Aldo Loris Rossi, compagno di strada, analogamente a noi, di Luca Castellano. E fu cacciato dalla facoltà, quindi interruppe gli studi, ma aveva predisposizione all'architettura, tant'è che ha fatto molteplici allestimenti, negozi importanti a Napoli, togliendo anche il pane a molti architetti. E non solo, anche teoricamente ha fatto cose di grande interesse. L'interesse che vanno addirittura in una scala territoriale, no? Una scala urbanistica. Quando lui per un certo periodo è vissuto alle falde della Portice, alle falde del Vesuvio, si è interessato della costellazione di abitanti che circonda questo cratere, no? Che è Napoli. Il paesaggio napoletano deprivato della figura di, del vulcano Vesuvio, è insignificante, diventa banale, no?
questa grande scultura a scala urbanistica, che il Vesuvio ha una corona di abitanti, e lui inventa un modello urbanistico lineare, non di espansione a maglia d'oro, di espansione equilibrata, che poteva, come dire, connettere questi abitati da San Sebastiano, circondando, e ritornare a San Sebastiano, Bosco del Case, San Sebastiano, tutti gli abitati, Torre del Greco, così via, costituendo una federazione. Aveva anche organizzato il modello politico gestionale, la federazione città del monte, il monte Vesuvio, così come appariva ai romani, non consideravano Vulcano ma monte, la federazione città del monte. E quindi un modello urbanistico di grande interesse, organizzò anche delle riunioni, eccetera. Ma naturalmente le cose che sono anticipatrici di volontà, anche di proiezione di senso, come usava a dire Castellano, a Napoli sono poco considerate, perché non fattibili immediatamente, quindi non recano alcun lucro o alcun particolare interesse nell'immediato. E dico questo per dire un aspetto poco conosciuto. Io ho seguito i recenti ricordi, quello di Mario fatto alla Saletta Rossa, da me organizzato qualche anno fa, 3-4 anni fa, ne parlai io, forse accennai a questo aspetto poco conosciuto di Luca. Però l'altro ricordo di Castellani, che si è tenuto al Museo Napoli 900, Castel Sant'Elmo, con Stefano D'Accona, assolutamente non, questo tema fu toccato, in maniera non fu toccata, assolutamente non fu toccata. Tant'è che fece un intervento dal pubblico ricordando questa parte qua molto interessante, perché poi una parte che aveva anche un aspetto ideologico importante. L'aspetto ideologico si può cogliere una serie di articoli scritti su una rivista di cui sono usciti diversi numeri, deve essere a Foglio Grande, alla quale ho collaborato io su Vita di Luca, che era Città e Città. E... insomma, era il materiale documentario degli anni 70, degli inizi degli anni 80, di grande interesse, anche per l'aspetto, come dire, gestionale delle città. Oggi si allarga semplicemente la scala della città, quindi si rimandano i problemi a una scala più grande, pensando di risolvere, avendo a disposizione quello che la materia prima, cioè il territorio a disposizione. No, non può più risolvere il problema perché non c'è più questa risorsa fondamentale che è il terreno, il territorio nel senso fisico tangibile a disposizione. Allora diventa città metropolitana, nella speranza di dilagare. Quindi le grandi patologie sono proprio queste, no? Sono state anticipate anche, con Castellano ne parlavamo, nel mito era la grande idea urbanistica di fondere Milano con Torino, addirittura si pensava a Gemito, Genova, Milano, Torino, c'era un asse stradale, cioè razionalizzare una cosa che già c'è. La stessa cosa è la città dei Monti, con un modello urbanistico ancora da impostare, perché questa corona alla base del Vesuvio, il nostro grande Vesuvio, è una corona di abitanti i quali devono essere razionalizzati nella loro mobilità e integrati nel parco, a difesa del parco, Vesuvio, il parco naturalista Vesuvio. E invece sappiamo bene che cosa accade, la grotta, il parco Vesuvio è adoperato come sversatoio, i veleni che si ritracciano, gli incendi dolosi di qualche giorno fa, le notizie e così via. Quindi l'idea, ecco, mi fermo su questa battuta qua, di ricordare anche Luca, non solo per tutte le attività molteplici, ma non staccate, tu l'hai detto molto bene, non staccate perché hanno un filo conduttore, hanno la stessa substanza proprio di ricerca, di impegno. Castellano era molto rigoroso, ecco la prima cosa, apparentemente era un personaggio così, ma sotto c'era un rigore fortissimo, forse compensato da questo modo di agire espansivo, battuta pronta, lapidaria, ma
c'era un rigore, ma lo possiamo dire anche nelle ricerche, un rigore notevole, come pure il rigore in questo nuovo alfabeto. Questa è una ricerca di grande, io la considero grande interesse, ho scritto anche una cosa su questa, è poco conosciuta su una rivista. Transotype, dove il type è il tipo, la tipologia di elementi lunghi di un alfabeto interdisciplinare, cioè scambiabile nella pittura, nella grafica, nell'architettura, nell'urbanistica, nel più nemmeno come se fosse un nuovo trattato, però un Vitruvio, un Palladio, no, si quale, e con i quali combinare nuova architettura, nuovi spazi, la stessa cosa. Fino alla città lineare, questo è un modello di città lineare. Poi ci sono tutte le simbologie, naturalmente a fiore, no? Non a casa poi era un patafisico, che la scienza rimanente delle soluzioni immaginarie. E che con questo. Prego. Mi chiede una cosa, tu parlavi appunto di urbanistica. Il suo interesse dell'urbanistica gli è venuto forse dal periodo in cui lui insegnava a Saleucio, e Saleucio era una comunità pubblica sia a livello urbanistica che un certo codice, eccetera. Pensi che questo abbia influito sui suoi interessi urbanistici? Castellano ha fatto studi di architettura e la barba che, non ricordo il nome, del grande urbanista a cui ebbe questa scossa di barba, diciamo, no? Quindi doveva fare l'esame con lui, l'urbanista. A partire dagli studi di architettura ha avuto un interesse per l'architettura e per l'urbanista, non c'è dubbio. Naturalmente, da persona intelligente, da talento qual era, accoglieva tutto, registrava tutto. No? Saleucio, dove è stato a lungo, è un modello di urbanistica illuminista, no? È la Ferdinandopoli, dove tutto era anche organizzato, finanche le persone come erano retribuite, finanche l'aspetto dei testamentari era regolato. Era un modello produttivo che aveva una sua collocazione urbanistica in questa collina di San Leucio, un modello di grandissimo interesse che culminava con gli opifici, i sedifici e così via. E certamente, stando lì a lungo, avrà valutato bene questa esperienza borbonica di grande, anche questa anticipatrice rispetto alle altre istanze del momento, e l'avrà accolto. Avrà accolto pure i modelli di città lineare, perché la città lineare anulare, Federazione Città del Mondo, è un modello particolare. Parte da Soria Imata, che è uno spagnolo che si inventa questa città lineare. Che cos'è la città lineare in termini urbanistici? È l'unica risposta che l'organizzazione urbanistica può dare alla urbanizzazione dilagante, cosiddetta macchia d'olio, che invade tutto senza salvaguardare. Allora ci sono delle direttrici di sviluppo. Noi avremmo, per esempio, potuto salvaguardare il territorio del Nolano, che era una cosa estremamente preziosa, e lo facemmo perché siamo stati a Nova, con Luca, parlare anche di questi modelli, solo urbanizzando la direttrice Napoli-Nola-Avellino. E invece c'è stato un dilagare, questa espansione che è naturalmente incontrollata, che cresce, una specie di cancro edilizio che rovina tutto il territorio. Castellano aveva ben chiaro tutti questi processi e naturalmente ne traeva anche uno spunto per un'idea progettuale, anzi più per uno spunto, un'organizzazione che teneva dei volumetti e non solo, ma anche una raccolta di atti, infatti a seguito di incontri che ha avuto con operatori, con politici locali. Quindi non era una cosa solo un modello utopistico, era anche lui tentava anche di renderlo fattibile attraverso un'interlocuzione con i soggetti che poi gestiscono il territorio, cioè gli amministratori, i politici e così via. Allora, l'intervento va fatto un frame molto preciso e puntuale, trova un terreno sul quale non posso che condividerlo. Io raccolgo invece delle cose che ha detto, le tracce di cui parlavo, che noi dobbiamo raccogliere di questo nostro vissuto con Luigi, Luca. E per me è stato molto importante perché, tant'è vero, la mostra è stata inaugurata già da
qualche po' di giorni io non ero presente a Napoli e ho seguito attraverso il lavoro di Brunaione, gli interventi che ci sono stati, di Franco Cipriano, che è uno dei propagandisti. E quindi ho sentito, non tanto il dovere, ma il piacere di essere testimone a questo evento che ritengo doveroso nei confronti di Luca, soprattutto la città di Napoli. Quindi sono venuto, si può dire, apposta per lui per testimoniare alcune cose. Io ho sentito tante cose interessanti, diversi tagli. Mi voglio invece un po' soffermare sulla parte che per me è stato un coagulo di formazione dove è preeminente l'aspetto politico, culturale, nonché artistico. Si è detto già abbastanza, ma non è mai abbastanza capire bene i meccanismi che ci sono stati che ci hanno portato poi al lavoro che facevano. Ecco, una cosa che voglio evidenziare, che ritengo molto originale, soprattutto laddove ci sono dei gruppi e delle persone che lavorano insieme. Io ricordo che ogni evento legato alla propaganda, ogni tema che noi abbiamo trattato, dove ovviamente Luca proponeva, tirava fuori delle cose assolutamente interessante, soprattutto a quell'epoca, prima ancora che si andasse a rappresentare attraverso le immagini e il lavoro, c'era una discussione tra di noi. Franco lo ricorderà bene, lui, Franco Cipriano, e ho il dovere, il piacere di ricordare Adriano Neri, il mio fratello, comunque, fratello proprio nel senso vero del termine. E io ritengo anche che ho vissuto insieme quel momento, che era un po' anche il braccio destro di Luca. E quindi è doveroso ricordare. Però per tornare a quello che dicevo, noi prima di andare a qualunque mostra che si è fatta, noi andavamo a fare una serie di discussioni, di incontri anche, se volete, per arrivare poi. E questo è un fatto assolutamente enorme. Io non ho riscontrato mai da nessuna parte. In genere, anche nelle grandi correnti del Novecento, pure i futuristi o altri, cominciavano prima a lavorare e poi si scontravano. Invece è successo di me. Certo, io non mi soffermo sull'aspetto politico, perché è stato detto molto, perché per Luca la matrice politica era nel raggio, cioè l'aspetto culturale, poi del resto lui è un artista che anche qua si vede. E per noi è stata una formazione nevralgica, per esempio si è accennato prima alla fisica, io ho raccolto, sperimentato, approfondito, tanto bene per fatto dei lavori legati appunto a questa parafisica, questa scienza delle soluzioni immaginarie che ha origine all'inizio del Novecento con Alfred Jarry, il conte di Lautremont, ci ho fatto una mostra anche a Rialmeno per la curata e abbiamo lavorato. Ecco, tutto questo, se noi andiamo a ricollegarlo, ci rendiamo conto che parte tutto da quello che lui è stato capace di darci. Io non voglio dire più del necessario, però voglio auspicare qualcosa che ritengo molto importante. Questo evento che è stato fatto in questo spazio, che io trovo abbastanza interessante, anche se è piccolo, ma concreto, vuole essere l'inizio di un percorso. Tant'è vero che nelle nostre intenzioni c'è appunto l'idea di dare seguito, perché qua è stato fatto un esperimento, ma la città di Napoli, nelle persone appropriate, la stessa della cultura, il sindaco, chi volete, devono sostenere qualcosa che deve venire dopo, che deve andare da un libro che raccolga un po' tutto quello che si è detto fino a questo momento, ad un evento, uno spazio adeguato nel quale Luca rappresenta il punto di riferimento, ma anche queste tracce che lui ha lasciato da tutti noi, e quindi testimoniare anche con degli interventi nostri che sono legati a quel periodo meraviglioso e splendido che abbiamo vissuto. Voglio testimoniare qualche altra cosa, perché giustamente, come dicevano gli amici,
Luca Castellano ha propagato un po' dappertutto quella che era la sua energia, le sue idee, anche se c'è da dire che lui difficilmente se muoveva da Napoli. Io l'ho portato a Roma, organizzavo una mostra, non solo l'ultima della pop art della quadriennale, ma anche precedentemente facendo una mostra con Mele, Cipriano e io. E anche in quell'occasione ho portato con la mia macchina, fu una fatica perché lui non si voleva. Però ha avuto sempre la capacità di propagare queste sue idee. Tant'è che io ho un'esperienza che va ricordata e che io ritengo molto interessante. Lui mi mandò a Milano da Enrico Bai. Quindi Enrico Bai, avventure nucleari, i rapporti che avevo con lui con quel periodo, con quella fase storica. E io sono stato là per alcuni giorni, appunto da Enrico Bai, e ho portato una testimonianza scritta di Luca. Io andavo insieme a Mario Mercogliano, era, se non vado errato, il 72. E fu un'esperienza molto interessante, proprio perché poi Enrico fece una serie di considerazioni di grosso rilievo su Luca, tant'è che poi Enrico Bai mi è venuto a trovare a Fondo Alberto Sapienza, abbiamo avuto anche occasione, io ne riparlavo con un altro architetto, Nicola Paras, che sardo e che conosco, che sta nella mia zona e che conosce la moglie di Enrico Bai, e si parlava appunto di queste cose, tant'è e ci venivano delle idee a proposito di qualche cosa da fare, ma siamo sempre alla ricerca di qualche evento. E quindi voglio dire, senza allontanarmi troppo, che appunto Luca ha propagato queste cose dappertutto, e anche accennavate prima a Portici nel 66, la Galleria della Rovina, tutta una serie di esperienze che, dette così oggi, hanno un significato abbastanza limitativo, e invece per dare una forza a quelle iniziative basta collocare in un contesto, in un tempo assolutamente diverso, e questa è una sua risonanza che noi non possiamo lasciare. Io ricordo tutti gli artisti che ci stavano attorno a questa prima esperienza, c'è stato Cambiato, c'è stato tanti artisti, quindi ecco, era questo soprattutto che io volevo adesso. Se posso aggiungere una cosa, Luca era un informatissimo. Luca conosceva bene il francese. Sì. Lo conosceva. Lo traduceva, scriveva, insomma, era in latino. E lui teneva una serie di numeri, credo che la famiglia sia ancora in possesso di architettura, architettura di Giorgio. Quindi era informatissimo su quello che si faceva in Francia, ed era informatissimo per delle sue situazionisti. De Bo, no, sapeva tutto. Aveva un rapporto con l'ideologia dei situazionisti un po' conflittuale, era anche in alcuni momenti situazionista, però da buon marxista respingeva in toto gli atteggiamenti, cioè è un po' conflittuale. Voglio dire, era una giornata specialmente attraverso le produzioni saggistiche, le riviste d'avanguardia francesi. Io invece vorrei dare due piccoli ricordi di Luca. Io come studente d'architettura l'ho avuto, diciamo, negli anni 60, prima del 68, come insegnante per un breve periodo di semantica grafica. In effetti fu chiamato da Giulio De Luca, il professore De Luca, e noi frequentavamo questo corso, diciamo, ero insieme a Cecchino Cimento, Italo Ferraro, Rosario Poenzi ed altri. Non è durato molto perché poi sarà successo qualcosa per cui De Luca, che lo aveva chiamato, poi lo ha espulso. Ma Luca poi lo conoscevo anche prima come allestitore di negozi molto eleganti, molto alla moda,
molto organizzato con i fornitori, con i materiali, e quindi questo è prima del rapporto, diciamo, con l'università. Poi invece in seguito, negli anni 70, io sono sceso in Calabria per lavoro e mi è capitato, chiaramente mi hanno informato, però mi è capitato di incontrare l'unica opera d'architettura di Lucca che io conosco, cioè tra Scalea e San Nicola, Santa Maria del Cedro, San Nicola è prima. Dunque, scendendo sulla strada, nel lato sinistro, una costruzione a torre di 3 livelli, non molto grande, ma vistosa però, con finestre ad oblò rettangolare, quindi la torre grigia e queste orme bianche. È una costruzione assolutamente fuori contesto, però è un'opera nella quale evidentemente Lucca ha voluto mettere il suo segno, e quindi noi la ricordiamo così. Però non mi chiede di replicare, naturalmente in maniera un oggetto goliardica, è quello che Castellano mi diceva a proposito del professore Calzabini. Di Calzabini, come ho detto prima, c'era un bel ritratto in bianco e nero di Calzabini accademico. Calzabini aveva fondato la facoltà di architettura della Sapienza e anche quella di Napoli. Era un personaggio importante del regime fascista. C'era nelle sue discese una fotografia bella grande come questo quadro. Calzabini in ermellino con la robbia, fotografato. C'era questo urbanista importante in effigie che incuteva ancora il rispetto del professore Vincenzo. Poi Aldo Loris Rossi scoprì che al di sotto del ermellino si intravedeva un pezzo di necropapile, di camicia nera. Quindi la camicia nera e l'ermellino sopra del buon fascista, e fece di tutto, anzi suscitò uno scandalo per far togliere questa immagine che era offensiva della Repubblica Italiana fascista dell'università italiana, l'università Federico II di Napoli. Che rapporti c'ha Calzabini con lui? Calzabini è il responsabile della cacciata da tutte le facoltà d'architettura, da tutte le università italiane di Lucca. L'episodio è il seguente: aveva studiato, tu mi chiedevi nell'intervista, l'urbanistica di Castellana. Castellana si presentò all'esame di urbanistica di Calzabini. L'urbanistica, come sappiamo, ha implicazioni sociali, notevoli. E la discussione che venne fuori, perché si trattò di discussione, non di illustrazione, fu un diverbio, pensa poco. Su questa organizzazione del progetto urbanistico che aveva fatto Lucca, e che naturalmente privilegiava la sua ideologia, l'ideologia marxista, di buon comunista, e naturalmente contraria, insomma ci fu di meno. Per cui Castellano si arrabbia moltissimo, appunto dalla Calferò, sapete, una bella barba fluente, un personaggio, diciamo, incutiva rispetto, afferrò è in dialetto, tu si fa che il fotente è fascista che si riduca a me concentramento di padumpa. Gli assistenti staccarono la sala e naturalmente il provvedimento conseguente fu l'espulsione di Castellano. Prima cacciata, la seconda cacciata del corso di semantica grafica, sì. Giulio De Luca, grande architetto, ho fatto un esame con il professore De Luca, è stato rarissimamente da un 30, io ho avuto 30 con Giulio De Luca, che ho di facoltà all'Istra, che ha preso 30, 28, 29, uno però 30, in elementi di composizione con Giulio De Luca. Giulio De Luca aveva un rapporto di stima e di fratellanza proprio sul piano della stima con Castellano, e gli diede questo corso, sapendo le caratteristiche di Castellano, le qualità di Castellano, non solo sue dirette ma anche come docente, perché era uno che trasmetteva con passione, certo, le cose, gli diede questo corso nuovo nella facoltà di semantica grafica.
che tu hai frequentato. Era un corso richiestissimo, c'era una folla di ragazzi eccetera. Castellani ebbe l'imprudenza di scrivere docente della facoltà di architettura del corso di semantica grafica. Questo bigliettino di vita, di come si chiama? La visita di Castellano andò a finire le mani di Roberto Pane. Roberto Pane, non che ce l'avesse nei confronti di Castellano, ma ce l'aveva, era acerrimo nemico di Giulio De Lucas. Roberto Pane, vi ricordate, fin anche su architettura di Bruno Zevi ci furono scambi di inventiva, cannibalismo architettonico. Ma terrificante le cose che si sono scambiate tra i due, non lo so che cosa risalga questo episodio, ma ci fu un odio, c'era uno. Approfittò di questa cosa per dire, ma che cos'è questo? Che docente? Chi l'ha investito? Insomma, era un ordinario, robusto, Roberto Pane, una grandissima personalità, e insomma dovette dovete dire a Castellano, si interrompe il corso di grande qualità, a cui partecipa. Poi gli stessi partecipanti del corso andavano nel microstudio sotterraneo, i Poggei, a via San Tommaso d'Aquino a seguire il resto di Castellano, quindi un grande trascinatore Castellano, veramente un animatore culturale, un grande docente, che terrorizzava anche l'Istituto d'Arte. E quello che l'hanno avuto come docente, pensa al libro De Cunzo, figlio di Mario De Cunzo, no? Perché pigliava proprio a cucina, ma lì traumatizzato, sul trauma poi costruiva la guarigione. Questa era la pedagogia, guarda, la era un grande pedagogista pure, non solo urbanista, bisognerebbe parlare di Castellano come della pedagogia di Castellano, di Luca. Sì. 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 Sì.